Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Fratelli, ci avviamo ormai verso la conclusione del tempo di Pasqua. Oggi l'ascensione, domenica, la Pentecoste. Ecco, la Pentecoste si chiude questo tempo particolare che noi abbiamo vissuto anche in una maniera molto particolare quest'anno. E questa riflessione prolungata sul mistero della presenza del risorto nella nostra vita. Ecco, il tempo di Pasqua è stato come una meditazione prolungata su questa nostra certezza: Cristo risorto è presente nella nostra vita. E oggi è Gesù che lo afferma in maniera molto forte ai suoi discepoli. E nelle parole che abbiamo appena ascoltato c'è anche il senso della vita cristiana, il senso della Chiesa. Innanzitutto, Gesù dà appuntamento ai suoi discepoli, rimasti 11 dopo il tradimento di Giuda, in Galilea. Non è un caso. Da dove inizia Gesù la sua missione? Dalla Galilea. Addirittura viene chiamato il Galileo. Gesù dà appuntamento ai suoi discepoli proprio in Galilea, perché è da lì che devono iniziare loro. È da lì che inizia la missione della Chiesa, che continua la missione di Cristo. Ma la Galilea significa anche la periferia. Il centro è la Giudea e Gerusalemme, dove c'era il grande Tempio di Salomone, il cuore della religiosità giudaica. E Gerusalemme. Gesù inizia la sua predicazione, la sua missione invece dalla Galilea, dalla periferia, a incontrare le persone più lontane, quelle a cui nessuno mai aveva pensato. Ma attenzione, non solo in maniera geografica. Tutta la missione di Gesù è rivolta soprattutto agli ultimi, ai poveri, agli esclusi. Potremmo dire con un'espressione cara a Papa Francesco: dagli scarti dell'umanità. Ma è di qui che deve iniziare anche la missione della Chiesa. Ecco perché Gesù dà appuntamento ai suoi discepoli proprio in Galilea.
non ci deve spaventare il dubbio, i momenti di ricerca, di incertezza, di fragilità. Io penso in questi momenti, in questi ultimi, in questo ultimo periodo, in quanti momenti ci siamo detti probabilmente: Signore, ma dove sei? Ma perché? La tentazione, che tutta poi è una bolla di sapore, la nostra fede, Dio, ma perché succedono certe cose? Ecco il dubbio, ecco la ricerca. Direi appartiene alla vita della Chiesa, alla storia di noi uomini. E allora questo non ci deve spaventare. Piuttosto dobbiamo continuare la ricerca, non ci dobbiamo rassegnare. Guardate, è meglio una fede che continuamente cerca. Persone che rendono, cercano di rendere sempre più solida la loro fede, la loro vita cristiana, rispetto a chi vive di tradizioni, di passato, di ricordi, la messa, qualche devozione, è tutto lì. E quando la fede si scontra con la vita, con gli eventi della vita, è allora che c'è quella tensione che può far nascere in noi il momento della fragilità. Gesù invia i discepoli in missione. Torno a dire qui, i discepoli, gli undici, rappresentano tutta la Chiesa. Gesù chiede alla sua Chiesa di continuare la sua missione. Qual è? Quella di predicare a tutti, insegnare a tutti tutto ciò che lui aveva insegnato. Guardate, questo è vero ieri come è vero però oggi. Noi siamo il popolo di Dio, la Chiesa di Gesù Cristo. Via da noi l'idea di una Chiesa solo gerarchica, o come fa ancora qualcuno, la Chiesa, il sacerdote, la Chiesa, il Vaticano, il Papa. La Chiesa, ha detto il Concilio, è il popolo dei credenti, insieme siamo la Chiesa. Ecco perché non siamo una Chiesa virtuale, è una Chiesa di persone vive, e insieme cerchiamo di testimoniare quegli insegnamenti di Gesù, che predilige i poveri, gli ultimi, che ci sprona ad uscire dal nostro individualismo. Detto più volte, è il virus, è il Covid-19 spirituale, l'individualismo, l'io. È con questo virus che dobbiamo combattere la nostra battaglia spirituale, la battaglia della vita cristiana, come ci dice San Paolo. San Paolo dice che la vita cristiana è una battaglia, è certo. E attenzione che i nemici non stanno fuori, il primo nemico è il nostro io, che tende a cercare il proprio comodo, le proprie cose, chi te la fa fare, pensa a te, che te importa degli altri. Questo è il vero virus spirituale, con questo dobbiamo continuare la nostra battaglia. E come Chiesa di Dio, popolo di Dio, popolo santo, la missione di Gesù. Abbiamo un Papa straordinario che ci riporta sempre su questi temi. I poveri, qualcuno dice, ma dice sempre le stesse cose, i poveri, i poveri. E di che cosa deve parlare? Se vogliamo riassumere il messaggio di Gesù, dobbiamo dire che i poveri stanno nel cuore di Gesù. La luce ai poveri, la solidarietà con gli ultimi, è il cuore degli insegnamenti di Gesù, che significa proprio uscire dal proprio egoismo, dal proprio individualismo, e aprirsi a
terza sottolineatura, sempre in questi pochissimi versi del Vangelo, la certezza, guardate, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. La Chiesa, ciascuno di noi, ogni cristiano, non è solo. Non è solo affidata alle nostre forze questa missione. È Cristo che continua a sostenere la vita della Chiesa attraverso l'azione dello Spirito. La certezza, sono con voi. E questa insistenza, tutti i giorni, in ogni vicenda, in ogni situazione. Gesù non è mai indifferente alla nostra vita, alla vita di ciascuno, a tutto ciò che noi viviamo. È Lui la nostra forza, è Lui il nostro sostegno. Mi piace chiudere con un augurio, la seconda lettura. A me è molto cara questa seconda lettura, sapete perché? Perché è la lettura che io ho scelto il giorno della mia ordinazione sacerdotale. Io ho meditato a lungo su questa lettura. Sapete cosa ci dice? Dice San Paolo, il Signore vi doni, vi faccia un grande dono, ci augura che cosa? Di comprendere la bellezza, la grandezza della vita cristiana, la bellezza, la grandezza della nostra fede. Via da noi l'idea di una vita cristiana fatta di doveri, obblighi, comandamenti da rispettare. Guardate che il Signore vi dia uno spirito di sapienza. Apra, illumini gli occhi del vostro cuore perché vi faccia comprendere la bellezza, la grandezza della chiamata alla vita cristiana. La bellezza, la grandezza di essere Chiesa, popolo santo di Dio, mandato ad annunciare il suo amore fino agli estremi confini della terra, fino alla fine del mondo, con la certezza, io sono con voi tutti i giorni.
Preghiamo insieme. Ravviva la nostra speranza, Signore. Ravviva la nostra speranza, Signore. Per la Chiesa, popolo santo di Dio, perché fra le vicende del mondo tenga fisso lo sguardo sui beni eterni, sostenendo l'aspirazione alla vera gioia che caratterizza gli uomini e le donne del nostro tempo. Preghiamo. Ravviva la nostra speranza, Signore. Per la società civile, perché ascolti il grido di speranza dei poveri e promuova la dignità di ogni persona, rimuovendo pregiudizi e grettezze d'animo, preghiamo. Ravviva la nostra speranza, Signore. Per i credenti che operano nell'ambito delle comunicazioni sociali, perché siano saggi e responsabili, animati da spirito evangelico, diano esempio di autentica vita cristiana, preghiamo. Ravviva la nostra speranza, Signore. Per noi tutti, perché nella nostra cultura della comunicazione siamo sempre attenti a non lasciarci sedurre da messaggi che feriscono la fraternità, mortificano la dignità delle persone e affievoliscono lo slancio spirituale, preghiamo. Ravviva la nostra speranza, Signore. Per noi qui riuniti nella celebrazione dell'Eucaristia, perché la gloria di Cristo illumini le nostre giornate nella speranza di ritrovarci un giorno tutti insieme nella casa del Padre, preghiamo. Ravviva la nostra speranza, Signore. Ascolta, oh Padre, la nostra preghiera e fa che il desiderio dove Cristo è salito a prepararci un posto, ci sostenga e ci conforti nelle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Seduti.
Signore Gesù, vincitore del peccato e della morte, è salito al cielo.